Siamo qui con mister Lamberto Zauli al termine di Crotone Cinerinola. Mister, che partita è stata? Una partita che abbiamo giocato, abbiamo provato a farla con una squadra che si difendeva base abbastanza bene, però penso che questa, la partita di oggi l'abbiamo giochicchiata e non l'abbiamo veramente giocata, perché comunque abbiamo fatto tante cose fatte bene, ma ci è mancata quella cattiveria agonistica nei momenti più importanti della partita e soprattutto nella fase di gioco più importanti, ci è mancata quella determinazione per cambiare risultato e quindi siamo stati nel nostro tran tram e poi quando ci siamo leggermente allungati il Cerignolo ha trovato il guizzo vincente. Che risposta ha avuto dai suoi ragazzi? Comunque sono partite di test in vista dei playoff. Qual è stata la risposta della squadra? Beh, le partite sono importanti, sicuramente oggi abbiamo commesso un po' di errori rispetto alle ultime che non ci hanno permesso di portare a casa il risultato, però io ho piena fiducia in questo gruppo, ho piena fiducia nella società che ha allestito un gruppo importante. I ragazzi si stanno preparando al massimo anche mentalmente per arrivare ai playoff nel miglior modo possibile, perché quelle sono le partite che non vogliamo sbagliare. E dispiace assolutamente aver perso, perché per noi il risultato è sempre importante, perché fare buone partite e vincere, come ci siamo detti le partite precedenti, è molto importante. Quindi oggi c'è rammarico non esserci riusciti, ma ci è mancato le giocate importanti per vincere la partita. Mister, un'ultima battuta, cosa c'è da migliorare, anzi da ottimizzare in vista dei playoff? Beh, sicuramente dobbiamo dare la sensazione sempre di riempire l'area con più giocatori, perché dobbiamo pensare di andare a fare più gol e quindi questa forse è una delle migliori cose. Stiamo palleggiando molto meglio, stiamo riuscendo ad andare dall'altra parte con tanti giocatori, però adesso negli ultimi 20-25 metri ci serve ancora qualcosa in più. Perfetto, grazie, mister. Grazie. Ciao.